conferita all'unanimità da parte del Consiglio Comunale di Pescara la cittadinanza onoraria a Lisa Billing Palmieri. Nata a Vienna da famiglia ebraica, arriva in Italia nel 1961. Dal 2005 è rappresentante presso la Santa Sede dell'American Jewish Committee. Nel corso degli anni ha raccolto preziose testimonianze sulla Shoah direttamente dai sopravvissuti e alla deportazione, su cui oggi ha tenuto la relazione dal titolo Dialogando sulla memoria, inviando un messaggio soprattutto ai più giovani. Io oggi mi sento onorata e commossa. Sono quasi 4 anni che ti ricordo nel cuore. Essere accettata come uno di voi, anzi come una cittadina onoraria, vuol dire che abbiamo stabilito un patto di vera amicizia. Un percorso avviato sin dal 2019 con la prima adesione del Comune di Pescara alla Giornata Europea della Cultura Ebraica, primo comune in tutta la storia d'Abruzzo ad aderire a questo importante evento internazionale. È un ponte verso il futuro che trae energie e ragioni sempre nuove verso il passato. Non a caso l'evento di oggi vede in controluce il protagonismo dell'infanzia, dei bambini, il Museo della Memoria Giocosa, il pediatra David Korn. Quello che è successo a Campiglio Marittimo, vicino Livorno, questa aggressione a un bambino, è un terribile monito su come la memoria, se dimenticata, pregiudica le ragioni del futuro. Ancora una volta Pescara protagonista sulla scena nazionale per le iniziative legate a una data significativa nel mondo, per ciò che ha rappresentato la liberazione dal lager di Auschwitz, il dramma epocale della Shoah. La città adriatica è stata la prima in Abruzzo e tra le prime in Italia ad aderire alla Giornata Europea della Cultura Ebraica, e che ha già segnato le cittadinanze onorarie alla senatrice Segre, all'Unione delle Comunità Ebraiche, alla Brigata Ebraica e alle vittime e ai sopravvissuti dell'Olocausto. Come ogni anno è stata deposta una corona di alloro alla base della lapide dedicata alle vittime della Shoah. Abbiamo voluto consegnare questo riconoscimento a Lisa per la sua opera incessante a favore del ricordo, della memoria di quella tragedia chiamata Shoah. Questa collaborazione che è iniziata nel 2019 e che oggi compie un significativo passo con il conferimento della cittadinanza onoraria che il Consiglio Comunale all'unanimità ha voluto conferire a Lisa Billig. È un passo significativo, importante per la nostra comunità, in una giornata particolare qual è quella del 27 gennaio.